Ciao, sono Marcus Grande, signore e signori, bentornati in Stardew Valley. Guardate, ce l'abbiamo la fattoria finalmente! Andiamo subito dalla tizia che dovrebbe venderci gli animali e speriamo che faccia un prezzo ragionevole per almeno una gallina. Una piccola, stupidissima, infante gallina, perché davvero la desideriamo ardentemente, anche perché siamo sempre poveri, basta essere poveri. Essere poveri è quasi essere viola. Vedete? Un pomidoro selvatico. Dice Barry, però vabbè. Noi ci crediamo lo stesso. Qui chi c'è? Ugo Frufo. Tu sei bruttissimo, non ci voglio parlare con te. È chiuso come al solito, sempre. Allora pesco. Pesco perché mi piacciono le pesche. Tanto non ci riesci a prendere pesce, Marcus Cronne, perché ancora non è installata la mod del cacchio. Attenzione, il momento è catartico. Attenzione. No, niente. Quando vuoi. Pesce quando, davvero, pesce quando il pesce non ci aiuta. Ok, Max. Tanto è difficilissimo. In realtà è praticamente impossibile. Un bastone. Ma che vita magra, raga. Un bastone. Vabbè. Oh, mo ho fatto Max, mi devi tirare a fare un pesce. O un qualcosa di buono. Vedete le nuvole? D'estate non c'erano. Cioè, in primavera non c'erano. Eccolo, guardate, è impossibile. No, 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 tirati su. Ma come cazzo si fa? Aiuto, 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 aiuto. Oddio, va tenuto premuto. Oddio, ho capito, raga. Oddio, 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 oddio. Ce l'ho fatto, ho preso un pesce. Ho preso un pesce pure merda. Però ho preso un pesce. Sono una persona felice, 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 felice. Perdonate per quei un minuto di silenzio, ma è difficilissimo. Comunque. Farfalla, farfalla. È comunque difficilissimo, davvero. 9. È giunto il momento. Dove sta la tizia? È morta. No, raga, è morta la tizia. Ma come, non lavori più? Oh mio Dio, che succede? Ma che è? Ehi, che puzza! Cioè, puzza! Perché è chiuso? Voglio andare a esplorare le fogne! Penso che Gunther abbia la chiave. Sì. Il professor Gunther, l'uomo che lavora nel museo. Perché pensi questo? Ho visto una vecchia chiave, una vecchia grande chiave arrugginita cadere dalla sua tasca una volta. E una fogna spaventosa, si potrebbe aprire proprio con quella vecchia chiave. Cioè, nel senso figurativo. Che cazzo è? Ragazzi, sembra un porno. Oh cazzo, che c'è lì dentro? E si sono dati. C'è qualcosa che si muove là dentro. D'accordo. Bene. Non farlo. Si è cagato sotto pure lui, poverino. Chissà perché questo intermezzo dall'altra parte del mondo. Ma dov'è la tizia, ragazzi? Cioè, scusate. Ma dov'è? Dov'è finita? Ma oh, non voi vedete che c'è tipo un evento? Ragazzi, stiamo calmi, eh. Era il 14 se non sbaglio. Adesso faccio un giro. E poi rientro dentro. Spero che trovi di trovare la tizia. Ma non c'è, dov'è? Dov'è finita? Ti prego. No, raga, è morta. Adesso che mi serviva. Lezza. No, ma dai, ma dov'è? Andiamo da Pierre a chiedere spiegazioni. A parte. È un po' vago chiedere spiegazioni visto che. Io non ho capito perché c'ho a distesa di sabbia, che schifo. Ah, intanto non so, non mi ricordo se vi ho fatto vedere il dentro. Allora, il dentro è così. E qui c'è la paglia. Uomini di paglia che fanno paglia nella paglia. Allora, lasciamo il frutto della nostra pescata qua, sperando che ci dia qualche soldino. E andiamo da Pierre a questo punto.
Ma è lunedì, quindi Pierre lavora a posto. Ah, potevo fare un regalo a Abigail. Gli faccio questo. Che in tamagni una mora gigante, grossa quanto la capoccia tua, Abigail. Ma grape non è tipo uva. L'uva selvatica. Dai! Vediamo un po'. Rip Radish, ok. Però se è a tempo. Se è a tempo poi non ce la faccio. È a tempo, come faccio a fare un Ravish in 2 giorni? Scusa, eh. Pierre, scusa! Ma dove hai visto quella tizia? Non lo so, non c'ho parole, guarda. Mi scompaiono le tizie. Allora, dov'è la mia amica Abigail? Ma prima potevo entrare. Abigail? Ah no, era qui. Ma questa è la mamma. La mamma c'ha i capelli verdi. Sì, lo so che siete chiusi il mercoledì. Che ogni volta vengo da voi e siete chiusi, quindi sì, lo so. Stronza. Vabbè, Abigail non c'è. Gironzolano i personaggi, eh? Fatto bene, fatto bene. Ora se io sapessi dove cazzo sta quell'altra, invece. Andiamo. Andiamo qui. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. No, qui ci stanno le stanze. Il jukebox. Addio. Ragazzi, c'è un problema. Non ho idea del perché non ci sia quella tizia. Cioè, dove è finita? Dove si è cacciata Carmen Sandiego? Noi controlliamo sempre la spazzatura, metti che c'è qualcosa di buono. Niente. Dove vai? Ma è lei? È Merly? Sì! Lo so che ami gli animali, ma vai a lavorare, stronza! Cioè, scusa, ma che fai in giro? Su, andiamo? Oh, chi è questa? È Marlene? No, non è vero. Sì, stavo cercando proprio la stronza di tua madre. Vai a lavorare, dai! Su, muovi quei piedoni flaccidi, avanti! Hop, hop, hop! Dobbiamo comprare galline noi, eh? Dobbiamo fatturare, tac! Dove vai? Oddio. Dove sta andando? Pronto? Perché vai lì? Non lavori? Non lavora. Che cos'è questo? Ok, va bene. Ti prego, vorrei tanto che tu lavorassi. Ok, ecco. Cioè, sto facendo un tempo. Dalle 9 di mattina alle 4 del pomeriggio sono le 2, guarda. Io adesso aspetto. Faccio così. 1, 2. 3, 4, sono passati 10 minuti, entriamo. Non è possibile. Che stai a fa'? Sta a fa' la pizza. Ma sei una cicciona, smettila! Dai, raga, non è possibile. Io sono senza parole. Cioè, questi hanno talmente una vita loro che fanno come cazzo gli pare. Cioè, non stare al servizio del PG, cioè starei io. Sono proprio PNG a tutti gli effetti. Io faccio un giro. Però devo tenere d'occhio l'orario. Guarda, se perdo un giorno mi incazzo. Intanto dei cespugli perché. Sono le 3. Ti prego, vai a lavorare. Che hai 4 chiudi. Non ci voglio credere, sta ancora qua. Ti prego, guarda, ti do un regalo. Ti regalo il grass. Ehi. Ragazzi, eccola, ho dovuto far passare un giorno. Poi pure da Pierre no, non c'era. Sì, purchase animal chicken 800. Choose a cop for your chicken. Here, here. La chiameremo. Shumbo non era male come nome. Babbea. Oddio, ce l'abbiamo. You're a little babbea. C'abbiamo la gallina! Certo che sembra strano con 30 anni faccia. C'abbiamo la gallina, sì! Però è fighissimo sto gioco. Andiamo, 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 andiamo. Voglio vederla. Voglio vedere la mia gallina. La mia cocchi. La mia piccola babbea. Dov'è babbea? Babbea. Aspetta,
Spaventapasseri. Sì, entriamo. Eccola! Ma è un pulcino! Ma cazzo, ma dammi una gallina normale! Vedi, è un pulcino! Io ci faccio un pulcino! Sono una persona molto triste, sono molto amareggiato di tutto questo. Ma che cazzo! Cioè, la vita è crudele, ragazzi! La vita dell'agricoltore è crudele! Cos'è? È un flower! Uno sweet pear! Potremmo andare a dare un regalo ad Abigail, così magari farà questo fiore. Ci concede. Ci... Ma perché ogni tanto tira le picchia? Guarda! Ma che cosa? Ma che cos'è? È tipo Vegeta. Vegeto. Ok, andiamo da Pierre. Ehi, Pierre! Uè, Pierre! Ehi, uè, figa! Dammi subito qualcosa di buono. Tipo, dammi una decina di questi, grazie. Lo so che poi non mi danno niente, però almeno piantiamo qualcosa. Ah no, 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 Abigail, Abigail. Ci sono rimasto male per il pulcino di Berta. Tu sei Abigail? Sì. Però non mi dici mai una parolina dolce. Ti è beccata in fiore. Come sapevi che fossi affamata? Sembra delizioso. Tesoro mio, quello è un fiore. Tutto magni? Cioè, mo magni anch'io, ok, però. Guarda, guarda, abbiamo un cuoricino, eh? Mo te regala la spazzatura, questa qui. Trash. Ragazzi, chi è questo? Ah, è il tizio. Abbiamo un pulcino. Sarò un po' amareggiato dal fatto che è un pulcino piccolo. Ok, però tecnicamente dovrebbe diventare una gallina che ci dà 25 monete al giorno. Fra 4 giorni dovremo avere altre 800 monete per mettere un altro pulcino che ci darà altri cosi. Io no, non voglio picchiare il grano, Marcus Cron, voglio piantare questi sul fertilizer. Ok. Perfetto, perché piove, quindi è già idratato di suo. E andiamo a buttare qui dentro queste cosine. Che schifo, davvero, che tristezza. Che tristezza incommensurabile. E andiamo a dormire come i vecchi a mezzogiorno e 30. Ma che? Ah, mi ha dato 40 questo. Grazie, grazie. Cazzo. Potevo prendere già un'altra gallina. Accidenti, accidenti, accidentaccio. Vediamo se sta gallina è cresciuta. Perché? Se ti spacco tutto. Una lettera. Tomorrow we are gathering to beach for the annual Pelican Town Lua. Un evento comunale. Devo portare qualcosa come contributo. Va bene, qualcosa. Mi inventerò qualcosa, ragazzi. Che cos'è questo? No, ancora non è cresciuto. C'ho paura ad ararlo. No, non posso prenderlo ancora. Ah, guarda, che sei io. Ma che sei il porcino mio, porco giudaccio. E quindi ci vediamo alla prossima puntata. Andiamo a fare questo evento che mi metto ad innaffiare come gli schiavi egiziani. Che non erano schiavi gli egiziani, però va bene. Non volevo essere antisemita. Bella regà!